È sempre una fiera, una vista dell'ombelico, degli ombelici, degli architetti, quindi non ha ha un'importanza per gli architetti che sono qua, più di quelli che sono qui a visitare. Ci sono sempre tantissimi visitatori, dunque certamente anche un orientarsi qui. Qual è lo stato attuale? Ma chiaro, qual è lo stato attuale? È sempre anche una scelta subiettiva, quella che c'è, quella che è esposto. Siamo stati occupati con il nostro lavoro e alla fine non abbiamo più visitato anni e anni la Biennale, dunque vuol dire per noi non era di importanza. Negli ultimi anni, questi ultimi tre, adesso quattro, forse anche a che fare con un cambiamento di chi ha fatto era il curatore che c'era dentro, forse più un interesse che si lasciava collegare con i nostri interessi. Abbiamo visitato la prima, la presenza del passato, un momento forte. Dunque c'era questa mostra, questa biennale, questa presenza fisica di tutti questi temi, questo momento colmo del postmoderno. Molto importante, c'erano gli architetti a quell'epoca importanti come Carlo Scarpa, per esempio, che anche per la biennale era importante, e evidentemente il Teatro del Mondo era magico, è un momento da non più perdere di vista. E poi un'intervenzione, un'installazione importante che è data forse da Common Grounds di Alvaro Siza fuori nei giardini, che è ancora qui. E lì nel padiglione di Siza ho fatto nella pioggia un filmino di 27 minuti soli camminando. Se questo fosse il Teatro del Mondo di Aldo Rossi, e questo padiglione sono forse tra i momenti più forti. In nostri progetti ci sono tanti progetti dove free space è una nozione, un tema molto importante, come per esempio la panchina bianca lì è un elemento di riuso di un progetto che abbiamo fatto per la Expo 2002, esposizione nazionale, dove era uno free space di 150 metri di lunghezza, delle colonne in colori. Questo era per esempio, ma ce ne sono esempi altri. È chiaro che ci tiene al cuore questo tema. Questa panchina è anche come un'offerta per quasi il collettivo. Questa panchina è anche simmetrica, vuol dire si può sedersi così, ma anche sull'altro lato, perché questa è anche più lunga. È il tema del futuro, è evidente, il riuso, e poi abbiamo dovuto scrivere 100 parole per la press communication, non so come si dice. E finisce con, non mi ricordo esattamente della frase, ma in principio dovrebbe essere uno dei futuri temi, topic, per una intera biennale, evidente. O housing o riuso. Del nostro lato è riuso. Voilà.